Poi forse ricorderà che nel 1999 è apparso questo testo veramente visionario che ha fatto la storia, diciamo, di Internet nel 1999, il Q3 Manifesto, 99 tesi brevissime, ma che con 15 anni di anticipo vedevano già il nostro presente. La prima tesi, lo ricorderete, è: i mercati sono conversazioni. Ebbene, oggi non solo i mercati, ma in realtà tutta la nostra vita privata e pubblica è determinata dalle conversazioni che si svolgono online sui social network. Tant'è che nel 2006, ricorderete, Dan Tapscott, che dopo aver pubblicato questo libro è diventato un guru ascoltatissimo e miliardario, ha scritto Wikinomics nel 2006, che ci dice proprio questo: cari signori, dimenticatevi la vecchia economia di Adam Smith, di Karl Marx, di Taylor. Oggi siamo nella Wikinomics, ovvero un'economia che è caratterizzata dalla emersione delle nuove tecnologie della comunicazione e della conversazione, la cui caratteristica principale, e questa è la seconda parola chiave che vi credo di appuntarmi, è la mass collaboration, cioè la capacità di far lavorare insieme milioni anche di persone. E un contesto come il vostro, parlare di collaboration, credo che suoni assolutamente quasi banale. Qui mi metto per 30 secondi il mio cappello di docente universitario, ricordando anche un minimo di bibliografia, cioè il fatto che l'anno successivo alla pubblicazione di Wikinomics, un docente dell'MIT, Andrew McAfee, ha pubblicato un famosissimo paper in cui ha introdotto il concetto di Enterprise 2.0. Dove, e qui devo dire che a distanza di anni poi McAfee ha ammesso, diciamo, l'ingenuità, sostanzialmente si diceva: cari signori, siamo ormai arrivati al mondo dell'Enterprise 2.0, che significa: prendiamo una piattaforma collaborativa qualunque, buttiamola dentro un'organizzazione e questa diventerà immediatamente social, immediatamente collaborativa. E qui mi preme sottolineare questo punto, soprattutto in un contesto tecnologico come questo: questa affermazione si è rivelata incredibilmente ingenua. In realtà non è stato così. L'illusione tecnologica che solo il driver tecnologico possa condurre al cambiamento ha portato a grandissimi disastri. Io del resto ne ho visti anche personalmente, recentemente, lo scrivo anche nel mio ultimo libro, sono stato in Banca d'Italia, perché se voi ancora oggi andate sul sito di Banca d'Italia trovate il piano quadriennale che scade fra l'altro quest'anno, e la prima indicazione strategica del piano quadriennale di Banca d'Italia è: cambiare le piattaforme e le modalità conversazionali verso gli stakeholder interni e esterni. E io quando ho letto, cavolo, Banca d'Italia, con 15 anni di ritardo, va bene, comunque, ha letto il Q3 Manifesto. Incredibile. Dopodiché mi hanno chiamato per una consulenza in Banca d'Italia, perché che problema avevano avuto? Che, dopo averci pensato qualche annetto, dice: come facciamo a mettere a terra questa grande visione? E la soluzione qual è stata? Ma consentiamo a tutti i 2000 dipendenti di Banca d'Italia di scaricare Yammer. Qual è stata la risposta? Che solo in 150 hanno scaricato Yammer, cioè i 150 dell'IT. Tutti gli altri, Yammer, a Roma, probabilmente hanno pensato: Yammer se magna, Yammer è una roba che... Yammer, cioè, che non sapevano nemmeno cosa fosse. E questo è il problema che hanno la grande maggioranza delle organizzazioni. È come se tu regali una Ferrari a una persona che fino a quel punto lì è andata a dorso d'asino, e quello la Ferrari, ma non sa nemmeno che cos'è, ma non sa nemmeno entrare, forse è meglio che non entri, perché se per caso l'accenda la metti in moto, esce la prima curva. Ed infatti, qualche anno dopo, in particolare a partire dal 2010, un altro grande studioso di management, Gary Hamel, che poi non so se è veramente grande come studioso o se grande come marchettaro, comunque si fa un ottimo marketing, è molto chiaro quando scrive, e sostanzialmente ci ha detto: guardate signori, che per parlare di social organization non basta partire dal driver tecnologico, occorre cambiare completamente il set di principi manageriali che sono alla base dello stesso modello organizzativo, dello stesso modello di business, ma prima ancora dello stesso modello cognitivo che sta alla base delle azioni. Hamel su questo ha scritto varie cose, vi leggo una frase che ho riportato anche appunto nel mio libro e che mi sembra particolarmente significativa. Dice: il modello gestionale che predomina nella maggior parte delle organizzazioni risale ai primi anni del secolo XX.
A quel tempo gli innovatori del management erano focalizzati sulla sfida di ottenere larghe efficienze di scala. La soluzione che adottarono fu l'organizzazione burocratica, con una forte enfasi su standardizzazione, specializzazione, gerarchia, comando e controllo. Questi principi costituiscono i fondamenti filosofici di quello che lui chiama il management 1.0, che tecnicamente, ancora una volta qui parla il professore universitario, è definito scientific management dall'opera di un ingegnere che si chiamava Frederick Taylor, che ha pubblicato i principi dello scientific management nel 1911. Comunque lui parla di management 1.0. E sono profondamente radicati nei processi cognitivi e operativi del management attuale. Praticamente in qualsiasi tipo di organizzazione troviamo che il potere discende dall'alto in basso, che le strategie sono definite da un vertice ristretto, che gli obiettivi sono assegnati e non scelti, e che è imposto un controllo ferreo e che sono i senior executive ad allocare le risorse. Conoscete qualche azienda che funziona così? Ve lo dico io, tutte. Tutte ancora, sono ancora lì. Siamo ancora al 1911, in realtà ancora prima, da Adam Smith. Ora, dice il buon Hamel, prima del web, in effetti, era difficile immaginare alternative a questa ortodossia manageriale. Ma internet ha determinato l'esplosione di nuove forme di vita organizzativa, in cui il coordinamento si ottiene senza centralizzazione, il potere è il prodotto della capacità di contribuzione invece che del ruolo occupato, la conoscenza condivisa da molti trionfa sull'autoritarismo di pochi, nuovi punti di vista sono valorizzati invece che soffocati. Cioè la logica delle community oggi può essere anche applicata all'interno delle organizzazioni. La logica quindi di quella che lui chiama il management 2.0, e qui faccio un'altra precisazione tecnica che mi permetto di fare anche in questo ambiente così eminentemente tecnologico. Credo che noi sappiamo molto bene qual è la differenza fra web 1.0 e web 2.0, ma vi assicuro che spesso quando faccio questi speech in contesti manageriali, non appena parlo di management 2.0, c'è subito qualcuno che alza la mano e mi dice: sì Marco, guarda, noi siamo, sai cosa, già al 3.0, e un altro: noi al 4.0, gli altri stanno già pensando al 5.0. C'è una sorta di escalation. A chi ha l'estensione .0 più lunga, che secondo me è un po' freudiana anche come cosa, che poi fondamentalmente si rivela sostanzialmente un grandissimo alibi per coprire il fatto che le organizzazioni a cui appartengono altro che sono 0.0 nel migliore dei casi. E mentre invece noi sappiamo che quando parliamo di web 2.0 parliamo di una cosa molto precisa che è stata definita da un signore che si chiama Tim O'Reilly e che sostanzialmente dice: grazie all'avvento di piattaforme come Wikipedia, per la prima volta l'utente non è più un fruitore passivo, magari anche di molte informazioni come avveniva grazie al codice HTML con il web 1.0, ma diventa lui un contributore e diventa un protagonista della comunicazione. Allora questo cambia tutto, sia all'interno che all'esterno delle aziende. Il caso più significativo, che forse anche questo è noto, ma è sempre simpatico ricordarlo, e che ha determinato poi la nascita di una disciplina che si chiama social media marketing, come ben sapete, è il famoso caso di Dave Carroll. Lo conoscete? No, il famoso caso della United Airlines, lo faccio brevemente, io naturalmente il mio livello è più basso, quindi parlo di musica country, dopo aver sentito purtroppo parlare di classica capisco che comunque c'è questo musicista country che nel 2007 fa questa esperienza, deve fare un viaggio, deve andare da Halifax, una città dove deve tenere un concerto, e vede caricare, mentre è seduto sull'aereo, la propria chitarra, e vede che viene caricata con modalità non esattamente aggraziate. Pervaso da tremendi presagi fa il viaggio e quando arriva a terra verifica quello che purtroppo era immaginabile, la chitarra in pezzi. A questo punto cosa fa? Chiede un risarcimento alla United Airlines, ma questi non solo non rispondono, ma cominciano a rimandarlo a tutta una serie di altri interlocutori in sistemi di customer care non molto differenti da quelli che abbiamo visto molto simpaticamente rappresentato nell'ultimo video introduttivo a questo pomeriggio, no? Digiti 1, poi digiti 2, richiami 3, richiami 4 per avere nulla. A questo punto David Carroll cosa fa? Pubblica su YouTube questo video, di cui adesso vi propongo un pezzettino, anche perché ci dice tutto di quello che è la nuova comunicazione che si vive oggi sul web. Perché è la regia di farci vedere i primi 3 minuti di questo video. I flew United Airlines on my way to Nebraska. Plane departed Halifax, connecting in Chicago's O'Hare.
While on the ground a passenger said from the seat behind me, my God, they're throwing guitars out there. The band and I exchanged a look, best described as terror, at the action on the tarmac and knowing whose projectiles these would be. So before I left Chicago, I alerted three employees who showed complete indifference towards me. Someone else were gone by car. 'Cause United breaks guitars. When we landed in Nebraska, I confirmed what I'd suspected. Mike Taylor'd been the victim of a vicious act of malice at old. So began a year-long saga of pass the buck, don't ask me, and I'm sorry, sir, your claim can go nowhere. So do all the airlines people from New York to New Delhi, including kind Miss Earlwig, who says the final word from them is no. Excuses, and I've chased your wild gooses, and this attitude of yours I say must go. United, you broke my Taylor guitar. Should have flown with someone else or gone by car. Insomma, avete capito, no? È veramente un genio, non sarà un grande maestro d'orchestra, ma veramente un genio. Allora, questa cosa qua, pubblicata il 7 luglio del 2009 su YouTube, ha avuto 13 milioni e mezzo di visualizzazioni. Ancora adesso, se digitate United Airlines, non appare il sito mega figo di United, non appare questa roba qua, che dice a tutti come funziona United Airlines, come funziona il customer care di United Airlines. E c'è, tra l'altro, curiosamente, nella settimana successiva alla pubblicazione di questo video, United Airlines ha perso il 10% in borsa. Questo è un fatto vero. Poi qualcuno ha detto, sì, ma c'erano stati altri, secondo me è colpa di Dave Carroll. E sta di fatto che altri hanno addirittura valutato in 36 milioni di dollari il danno che ha accusato Dave Carroll alla United Airlines grazie a un video che 10 dollari, 15 dollari, massimo di costo. Allora, quello che vi voglio dire è che oggi viviamo in un contesto di questo genere, che quindi costringe, volenti o nolenti, le organizzazioni a rivedere quei modelli burocratici, gerarchici, comando e controllo, che non consentono più di gestire fenomeni di questo genere, che non consentono più di gestire non solo i consumatori, ma neppure i dipendenti, neppure gli impiegati all'interno. Per questo occorre pensare a nuovi modelli organizzativi. Appunto, è nel mio libro, di cui faccio un rapidissimo spot, ma tutti gli introiti vanno ai bambini del Burkina Faso. Quindi io sono social proprio, voglio dire, fino alla punta dei capelli, no, per carità di Dio. E,